un programma presentato da Fano Computer, da più di 20 anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Metal 4 SRL. Offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a Terre Roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione lamiere e creazioni in ferro battuto. Via Toniolo 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV, giunto alla 16ª puntata di questa seconda stagione, la 34ª in totale. Sembra purtroppo assumere connotati letali la crisi dell'Alma Juventus Fano. Sul campo, terza sconfitta consecutiva a Termoli e una classifica che precipita. Ora i Granata sono terzultimi, quasi nulla però in confronto a quello che sta succedendo fuori dal campo, con il presidente Russo che, dopo aver annunciato il proprio disimpegno, persiste in un silenzio che non fa naturalmente immaginare nulla di buono per il prossimo futuro. Analizzeremo questo momento così drammatico sportivamente parlando con il contributo del giornalista del Resto del Carlino, Silvano Clapsis. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Dicevamo di una situazione che definire preoccupante e poco. La squadra fatica, ma non potrebbe essere diversamente perché è stata depotenziata sul mercato e naturalmente non può non risentire di quello che sta avvenendo appunto fuori dal campo, dove appunto persiste l'atteggiamento da parte della proprietà con il presidente Russo di non dare seguito neppure a quello che è stato l'invito a mettersi attorno ad un tavolo per trattare, arrivato nei giorni scorsi dal sindaco Seri, che ha palesato la possibilità di subentro da parte di una non meglio precisata, va detto, cordata che fa capo ad un fondo internazionale che sarebbe pronta a mettere sul piatto 200.000 euro per acquisire la società, facendosi carico anche dei debiti. Come inquadri la situazione, Silvano? Ma è una situazione ancora molto fluida, perché appunto non sappiamo quello che sono le intenzioni di Russo. Russo si era appunto dimesso virtualmente dalla società, perché tanto il proprietario è sempre lui, chiedendo al sindaco di occuparsi della questione. Il sindaco ha fatto la sua parte, ha trovato un acquirente più o meno serio, più o meno disponibile, ancora non lo sappiamo perché appunto non si è palesato. Esatto, il nome non si conosce. Sembra però che non sia neppure quel famoso avvocato Robert Lewis di cui si mormorava tempo addietro, sembra che sia una cordata diversa. Però il sindaco ha fatto la sua parte, ha proposto un nuovo acquirente, ma da Russo non vengono assolutamente notizie. Risulta sinceramente incomprensibile l'atteggiamento della proprietà. Legittimo che il possessore di un bene, in questo caso di una società di calcio, le attribuisca un valore, 500.000 euro, che poi era la cifra pattuita l'estate scorsa con Mancini per un'operazione che peraltro è naufragata. Ci si deve però misurare poi sul mercato, è quello che fissa la valutazione reale di un bene, ma quello che non si riesce a spiegare è come si possa da parte di un proprietario, che tra l'altro è un imprenditore, far deperire questo bene fino all'estinzione, perché a quel punto il valore sarebbe zero e la differenza fra mezzo milione e zero è di 500.000 euro. Certo, quindi questa è la domanda che si pongono tutti gli sportivi fanesi. Io credo che però alla fine nessuno abbia interesse a far fallire l'Alma.
credo nemmeno lo stesso Russo. Forse il disegno di Russo del presidente è un altro, probabilmente quello di avercela con la città e quindi di voler far retrocedere quella che è la sua massima espressione calcistica, e poi magari solamente, diciamo così, a cose fatte, vendere la società, ovviamente ad un prezzo che non è più quello equiparabile a quello che ha richiesto adesso. Io credo che i giocatori, ovviamente, e i tecnici e lo staff tecnico non ha nessun interesse a mollare fino alla fine, per cui credo che la squadra comunque cercherà di andare avanti per quello, con i mezzi e le risorse che riuscirà a trovare, sperando appunto di salvarsi, che non è, secondo me, il disegno che coincide con il presidente Russo, che invece vorrebbe forse un esito negativo rispetto a quelli che sono i desiderata dei tifosi, proprio perché appunto credo che con Fano lui abbia un conto in sospeso che vuole saldare. E in effetti sembra che la linea perseguita dal presidente Russo, se di linea si può parlare perché sfugge a qualsiasi logica, non solo imprenditoriale, sembra ispirata da cieco risentimento e nient'altro. Sì, sì, penso che ormai si sia arrivato solamente ad una questione di ripicca personale. Le parti credo che ormai siano solamente due, cioè da una parte c'è il presidente Russo, dall'altra parte c'è tutta la città, non potrei dire che i tifosi sono da una parte e il comune dall'altra, no. Ormai Russo credo che abbia dichiarato, diciamo così, guerra totale a tutta la città di Fano, compreso, quindi, o partendo dallo stesso sindaco. E anche, diciamo così, quelli che sono stati i tentativi di mediazione che anche in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, erano stati fatti, diciamo così, dalla parte abruzzese della società, del club Granata, e mi riferisco a Mattucci, l'imprenditore abruzzese Mattucci, mi riferisco al direttore generale Stefano Fedele, credo che siano andati a vuoto, per cui penso che veramente siamo veramente in una prospettiva davvero difficile. Una chiamata al buon senso che finora non ha avuto l'esito sperato, una situazione, quella della squadra, che dicevamo non può non risentire di quello che sta accadendo intorno, anche perché è di queste ore l'appello dello staff medico che si trova corto di risorse per far fronte alle necessità primarie, non solo farmaci ma anche accertamenti strumentali che vanno pagati. Sì, io anche oggi abbiamo riportato questa notizia appunto dello staff medico che non ha più la disponibilità finanziaria per poter eseguire degli esami clinici presso gli ambulatori convenzionati, i poliambulatori, gli studi medici, per cui senza degli esami, senza dei referti è impossibile fare diagnosi, per cui è impossibile curare i giocatori, che altrimenti sono costretti a dover fare di tasca proprio le proprie visite mediche. Siamo ormai arrivati ad una situazione paradossale dove a questo punto credo che la società accumuli solamente debiti, a meno che appunto i fornitori non decidano di chiudere la porta, e allora in questo caso tutto diventerebbe più complicato. Paradossale forse è l'espressione più appropriata per definire la situazione, perché è accaduto spessissimo nel calcio degli ultimi 40 anni, diciamo così, che una società di calcio fallisca. Ora però è sempre accaduto che si sia verificato un fatto di questo genere, perché la società era sopraffatta dai debiti in un caso, oppure l'avventuriero del caso era arrivato a fine corsa. In questo caso parliamo di un imprenditore che avrebbe tutte le possibilità ancora per far andare avanti questa società. Sì, le disponibilità finanziarie di Russo ci sono, il paradosso è che proprio il presidente giochi contro la sua stessa squadra, per cui diventa una soluzione che non si riesce a trovare, perché appunto finché il presidente non prende una decisione definitiva tutto rimane così sospeso, tutto rimane nell'incertezza, e chi ne paga di più le conseguenze purtroppo sono,
è la squadra, sono i giocatori ed è lo staff tecnico. Intanto terra bruciata attorno al presidente Russo, perché di queste ore anche la notizia che lascerà l'incarico il direttore generale Fedele, che si era insediato solo qualche tempo fa, dopo che in precedenza si era fatto da parte anche il direttore sportivo responsabile dell'area tecnica Corsale. Sì, è notizia proprio di l'ultima ora. Fedele ha annunciato di voler dimettersi dalla carica di massimo dirigente della società Granata. È stato, io penso, il protagonista fino all'ultimo di una mediazione tra il sindaco e il presidente Russo. Si era fatto carico appunto di convincere Russo ad accettare perlomeno di incontrare questi interlocutori, questi soggetti disponibili a rilevare il club Granata. Evidentemente anche questo suo tentativo è fallito, e a quel punto lì giustamente anche lui, per avere un minimo di dignità, ha detto giustamente: cosa ci sto a fare più qui se non riesco a risolvere nessun problema. Una situazione che sembra appunto orientata verso le estreme conseguenze, situazione che trae origine da quanto accaduto nel corso della passata stagione. Sappiamo di quello striscione famoso esposto a Notaresco, preso malissimo da Russo, che dall'intenzione di rilanciare con una squadra che stava conducendo magnificamente la seconda parte della stagione è passato alla volontà di disimpegnarsi, poi in qualche modo rientrata, il tentativo di cessione poi, come dicevamo, abortito, e poi la conduzione tra mille contraddizioni di questa stagione. Ricordiamo tra l'altro, a chi si chiedesse perché non abbiamo in questa stagione di Sportissimo ospiti dell'Alma Juventus Fano, semplicemente perché la proprietà ha negato questa disponibilità senza peraltro motivarla. Sì, lui è andato avanti. Si è passati, scusa Silvano, anche da un silenzio stampa all'altro, interrotto qua e là, senza anche lì una logica precisa. Sì, e poi anche perché ormai siamo arrivati alla fine di tutto, nel senso che in effetti chiamare qualcuno dalla società diventa un'impresa estremamente difficile, perché non ci sono più i dirigenti, rimane solo la segreteria amministrativa e nient'altro, perché del vicepresidente Pantaleoni ufficialmente non sappiamo ancora se è in carica o no. Il direttore generale si è dimesso, il direttore sportivo non c'è mai stato, per cui diventa difficile avere degli interlocutori. L'unico appunto è il presidente Russo, ma questo ormai è ormai mesi che non si fa più vivo. Insomma. Se non appunto con comunicazioni via social, come l'ultima in cui ha preso cappello per una scritta alla base della curva che peraltro si è poi appreso era datata. Sì. Resta però la squadra con Cornacchini al timone, squadra che ha infilato a Termoli la terza sconfitta consecutiva, maturata nel finale. Vediamo le immagini della gara, un rigore procurato ingenuamente da Gonzales ha decretato una sconfitta che l'Alma appunto con un pochino più di attenzione su quell'episodio avrebbe potuto evitare. Alma che ha giocato una partita prevalentemente di contenimento, ma senza concedere chissà quali situazioni alla formazione di casa, cercando qua e là anche di costruirsi qualche opportunità. Qui abbiamo visto un tiro di Gonzales da fuori area, successivamente ad inizio ripresa anche la più ghiotta delle opportunità, quella capitata sul piede di Koulibaly. Alma che sul piano tecnico risente della carenza di attaccanti di ruolo. Domenica non è stato impiegato Padovani, Koulibaly è entrato soltanto nel secondo tempo, e del resto da questo punto di vista, Silvano, si paga pesantemente la rinuncia a Tenkorang, altra operazione di difficile lettura, chiamiamola così. Sì, anche perché lui aveva promesso in un primo tempo di tenerlo, poi alla fine invece ci ha rinunciato, così il Fano praticamente si trova ad avere due sole punte, che sono due punte che vengono da infortuni. Sappiamo tutti che Padovani è stato operato ed è stato lontano dai campi per un anno, Koulibaly è arrivato con dei problemi di natura fisica. E poi non dimentichiamoci anche questo oggetto misterioso di Scardina, il cui contratto, da quello che io so, sembra che sia stato depositato, per cui a tutti gli effetti è un giocatore. Stranezza più, stranezza meno. Esatto, è un giocatore del Fano che però si sta curando a casa, come
mi hanno riferito, e quindi non si sa quando si potrà palesare, ma io credo che Cornacchini ha di fronte un'impresa titanica, perché con due sole punte che non riesce mai a schierarle entrambe in perfette condizioni, diventa tutto più difficile riuscire a conquistare una salvezza che si sta diventando sempre più lontana, insomma. Cade a fagiolo la sosta in programma domenica, se non altro perché consentirà appunto di recuperare magari qualche giocatore, ma ci si chiede se poi alla ripresa l'Alma, che sarà impegnata con il Notaresco, sarà regolarmente in campo. Considerate le premesse di cui abbiamo abbondantemente discusso, perché chiaramente anche i rimborsi non stanno arrivando nelle tasche dei giocatori, e bisognerà capire fino a che punto questi giocatori accetteranno questa situazione. Quanto ai risultati dell'ultimo turno possiamo dare un'occhiata con l'Alma che appunto cade a Termoli che si è decisamente rilanciato nelle ultime settimane, non la sola squadra di retrovia che sta facendo progressi significativi, fra queste anche il Tivoli che ha ulteriormente pregiudicato la situazione della Matese, sempre in fondo alla classifica. Da registrare anche il successo del Real Monterotondo sull'Atletico Ascoli, altra squadra che ha messo la freccia nei confronti dell'Alma, come vediamo da una classifica ora alle spalle della formazione granata, soltanto il Vasto Girardi che deve però recuperare una partita, e la Matese, Alma che oggi disputerebbe i play-out e nemmeno da una posizione comoda. Nel frattempo le lunghezze da rimontare sulla quota salvezza sono 6. Sì. Insomma, un quadro che definire complicato è dir poco. Sì, anche perché appunto questa settimana di pausa dovrebbe consentire almeno di verificare quelle che potrebbero essere le situazioni dal punto di vista medico per quanto riguarda lo stato di condizione dei giocatori, e soprattutto mi riferisco ai due attaccanti, sempre che appunto il dottor Pierboni e il dottor Stefanelli riescano a procedere alle cure di entrambi i giocatori. Io credo che la squadra comunque con la buona volontà possa continuare ad andare avanti, perché è nell'interesse degli stessi giocatori scendere in campo, ma se proprio non si riuscisse, a questo punto solo la federazione potrebbe intervenire per chiarire un pochettino come sta la situazione, perché federazione che peraltro non potrà che prendere atto di eventuali rinunce a scendere in campo da parte dell'Alma, che ci auguriamo tutti non si verifichino, ma a questo punto niente può essere escluso. Grazie a Silvano Clapis, giornalista del Resto del Carlino, che ci ha aiutato appunto ad approfondire i contenuti della crisi dell'Alma. Noi ci rivediamo fra qualche istante. E trasferiamoci ora alla pallavolo. Un piccolo record negativo, quello che la Smart System ha centrato a Cutrofiano, sede delle partite casalinghe del Casarano domenica scorsa. La squadra virtussina che continua a stentare in trasferta ha fallito qualcosa come 14 match point, alla fine consegnando il successo ai padroni di casa. È finita 3-2. Dopo che la Smart System si era portata sul 2-0, una prima palla buona per chiudere la contesa nel terzo set, non sfruttata. Casarano si è imposto nel quarto parziale, poi il quinto con la Smart System avanti 14-11, ha sprecato quelle tre palle match, poi ne ha avute a disposizione altre 10 che hanno subito la stessa sorte. Alla fine è stata Casarano a spuntarla alla terza occasione utile. Casarano che ha giocato con grande determinazione e anche lucidità quei palloni. Certo, dalla Smart System ci si sarebbe attesi una qualche soluzione in quegli scambi che potesse appunto portare al successo, che invece è sfumato al cospetto di una squadra, va ricordato, che veniva da una lunga serie di risultati negativi. E a proposito di risultati, quelli dell'ultimo turno con la lotta in vetta che vede prevalere ancora una volta Macerata, che si è imposta nello scontro diretto su Lago Negro per 3-0, allungando appunto in vetta la classifica. Smart System scavalcata da San Giustino, che si impone a Marcianise, come vediamo da una classifica in cui alle spalle delle prime quattro torna a farsi strada Palmi, che è passata sul campo di Bari penultimo in classifica. E domenica prossima Smart System ancora in trasferta
dove non riesce appunto a riemergere sul campo di Lagonegro per uno scontro diretto. Vediamo le immagini di quella che era stata la gara d'andata con la squadra virtussina che in quella circostanza si era imposta in 3-7, anche approfittando dello schieramento rimaneggiato della squadra ospite, una Smart System che già allora metteva in mostra questa dicotomia fra il rendimento interno esaltante e quello esterno che lasciava a desiderare, situazione che ancora non è stata debellata. Non vi sarà sfuggito che a questa trasmissione non fa difetto una vena nostalgica. Ci piace, e confidiamo che sia cosa gradita anche a voi, rievocare vicende sportive del passato attraverso la narrazione di chi ne è stato protagonista, cogliendo magari lo spunto da qualche ricorrenza. E non è certamente una ricorrenza banale quella dei 50 anni della prima Serie A nella pallavolo, non solo a Fano, non solo in provincia di Pesaro Urbino, ma in tutta la regione. La Serie A della Metauro Mobili nella stagione 1973-74 che ci verrà raccontata assieme agli anni che l'hanno preceduta e quella che le hanno seguita da Luigi Marfori, allenatore di quella squadra, buonasera e benvenuto. Buonasera. E da Elia Saltarelli che di quella squadra era la palleggiatrice, buonasera e benvenuta anche a lei. Buonasera. Dicevamo di questa fantastica arrampicata alla Serie A che ebbe inizio però in una dimensione oratoriale, come si usava all'epoca e come è usato anche negli anni successivi. Tutto ebbe inizio, Gigi, nella cornice del Duomo, in una squadra che si chiamava Juventina, a metà dei mitici anni 60, esatto, così? Correva l'anno 62 e c'era questa pratica ludico-sportiva nel campetto del Duomo che interessava molti giovani dell'epoca. E venne a me e a due amici che ci hanno lasciato, Claudio Schermi e Roberto Piergentili, l'idea di fondare una sezione femminile agganciandola alla Juventina. E così facemmo e iniziamo a fare un'attività che inizialmente sembrava destinata ad essere svolta nel cortile del Duomo, poi andammo alla palestra Borgo Metauro e iniziamo questa attività. Ci fu una partecipazione di ragazze che erano veramente appassionate e iniziamo a fare dei campionati. Primo campionato regionale, mi ricordo che era quattro squadre, c'era il Fano, Pesaro, San Benedetto e Ancona, e vincemmo, erano gironi regionali, e i vincitori approdavano a finale nazionale. Facemmo quell'anno e l'anno dopo due finali, una a Bergamo, arrivamo settimi, una a Firenze, eravamo quarti. E lì c'era questa particolare, che le prime due che si qualificavano andavano direttamente in Auro. Poi la federazione ristrutturò un po' i campionati sull'onda della divulgazione della pratica sportiva della disciplina di pallavolo in tutta Italia, e accanto a una Serie A a girone unico fece tre gironi interregionali. Noi partecipammo a parecchi campionati interregionali, distinguendoci sempre con risultati di buon grado. Era trasferte che percorrevamo tutta l'Italia, prevalentemente il girone sud. E così arrivavamo fino agli anni 70. Era il momento del rinnovamento, perché si stava praticamente, ecco qua, vediamo proprio. Sì, vediamo delle immagini a corredo di quegli anni, di quelle trasferte, immagino ancora un po' avventurose, no? Questa è una finale a Bergamo, mi ricordo, quindi erano gli anni della prima generazione della pallavolo. E dicevo, negli anni 70 poi il ricambio generazionale, quelli che erano stati gli alfieri di questa attività nella nostra città, la Giommi, la Ragnetti, l'Angeletti, la Letizzi, ecco tutte qui, che la Sanchietti, abbandonarono perché erano arrivate alla piena maturità. Questo è Fermo, una partita in cui i nostri amici dell'IT di Fermo ci vennero a trovare a sostenere nell'epoca. E poi, ecco, questa è è proprio la squadra base, la squadra iniziale. Poi, dicevo, questo ricambio generazionale,
e ci fu la necessità di raccogliere le nuove leve. E lì arriva anche l'aiuto che viene dall'Olivetti, presso il quale studiava la nostra Elia Saltarelli. Io insegnavo lì e fu buon gioco raccogliere alcune di queste ragazze e dall'atletica portarle alla pallavolo. Facemmo un campionato molto tirato perché tememmo di retrocedere e invece poi con una certa grinta, grande appassionata e grande impegno riuscimmo a salvarci. E in quel momento entrò a far parte dello staff anche il marito della nostra Elia Saltarelli, che Gerardo Ticchi, un carissimo amico e un mio marito consiglio. Non all'epoca, successivamente, no. Ricordiamo. No. Certo. Carissimo amico, consigliere, mio aiuto tecnico per tanti anni e soprattutto responsabile del settore giovanile. Facemmo un'attività per l'epoca con le nostre forze e riuscimmo a ottenere dei buoni risultati, tanto che alla finale nazionale di campionato juniores femminile a Forlì conseguimmo la medaglia di bronzo. Con questo slancio, con questa generosità, con questo entusiasmo, partecipammo a questo primo campionato, tememmo di retrocedere, ci salvammo alla grande e fu così che a un certo punto, visto che i risultati arrivavano, e siamo già nel 70-71, venne la necessità di dare una svolta più istituzionale alla squadra, che da parrocchiale divenne così l'emblema della città. E cioè Alma Juventus Fano. Esatto, esatto, e cioè Alma Juventus Fano. E facemmo due campionati eccellenti e nel 71-72 venne la voglia di rinforzarsi ulteriormente, venne tesserata la polacca Czmielinka, che era una olimpionica di Città del Messico, e Vittorino Santunioni, che era un ex nazionale. Anche lì facemmo un bel campionato e siamo al 72-73 e arriviamo alle finali, alla Ravenna. Finale Ravenna perché, essendoci qualificati al primo posto del girone, partecipammo a una finale a 4 a Ravenna, al Palasport di Ravenna. Era nostro presidente, sarà bene ricordarlo, il compianto Rumez Mancini, una persona di grande afflato, di grande entusiasmo, un trascinatore anche lui. E così facciamo un accenno brevissimo alla finale. Scandicci vinse tutte le partite e passò alla grande, avvalendosi di un tesseramento che venne allora contestato della Popa, che era una ragazza che rumena, che aveva chiesto asilo politico e l'avevano tesserata al di fuori della normativa all'ultimo momento. Poi vincemmo col Bergamo e nell'ultima partita, e questo è un ricordo dell'epoca, nell'ultima partita ci toccò la Torre Tabita Catania, che tra l'altro aveva in campo sia le sorelle Pizzo che la mamma, che era già ultra cinquantenne. Fu una serata, una giornata, una partita palpitante e con grande entusiasmo, ma anche con grandi timori di essere sopraffatti, riuscimmo a vincere 15-8. E qui apoteosi, anche perché nel frattempo giocavate le vostre partite alla palestra di Borgo Metauro, dove, viste le dimensioni, le persone erano a contatto in pratica con le giocatrici. Dopodiché si creò appunto questa corrispondenza di affetti, questa affinità elettiva con la città, seguito massiccio, no, in quella circostanza, ricordo circa 500 tifosi, persone, che vi accompagnarono a Ravenna, sì, e che se ne tornarono insieme a voi con la serie in tasca. Che ricordo di quei giorni, Elia? Ma sicuramente sono dei ricordi che rimarranno impressi per sempre, anche perché questo gruppo numeroso di fan erano folcloristici, però erano passionali, ci seguivano sempre. È stata sicuramente una bella vittoria sofferta, perché Torre Tabita, come ha detto Gigi, aveva delle belle giocatrici, c'erano le due sorelle Pizzo che erano fortissime,
e che poi anche in futuro a Catania abbiamo sempre perso con la Torre Tabita. Perché abbiamo citato Catania, sì, Bergamo, Catania, Scandicci, tutti avversari che poi ritroverete in Serie A, esatto, e che riuscirono a primeggiare in Serie A. Esatto, Ravenna abbiamo fatto sempre delle bellissime partite, ma anche lì abbiamo quasi sempre perso. E forse in casa siamo riusciti a vincere una o due volte con Bergamo, proprio Bergamo, l'anno in cui eravamo primi, secondi in campionato e abbiamo perso in casa 3-2, quindi siamo arrivati secondi, ma abbiamo fatto una Coppa delle Coppe quell'anno. Quindi ricordiamo però anche e soprattutto, perché vale la pena di sottolinearlo, la matrice indigena di questa squadra. Eravate tutte ragazze fanesi o dell'immediato circondario, se si fa eccezione, sì, naturalmente per quegli, sì, innesti cui Gigi ha fatto riferimento, giusto? Certo, eravamo un bel gruppo affiatato, veramente, perché Gigi ci aveva reclutato, se si può dire, a scuola, e noi facevamo atletica, tra l'altro, quindi facevamo le gare scolastiche e poi abbiamo iniziato ovviamente questa avventura bella, bellissima, che ancora mi porto dietro, perché poi negli anni dalla pallavolo siamo passati a giocare a beach e adesso siamo passati a fare atletica, ma un po' di tutto, però la pallavolo è rimasta sempre nel cuore sicuramente. Lo sbarco in Serie A, il trasferimento alla Palestra Trave costruita a tempo di record, alla Trave il pubblico vi segue, anzi cresce, diventa un catino quasi inespugnabile. Campionati di Serie A, abbiamo visto alcune immagini di Elia e vediamo anche alcune immagini del pubblico dell'epoca, campeggiava all'interno della Trave, tra l'altro la uno striscione indicativo, Dio le crea, la Metauro le distrugge. Campionati di Serie A dai quali avete ricavato comunque grosse soddisfazioni sin dalla prima avventura, Gigi. Sì, dici bene, mi preme sottolineare che queste ragazze, le indigene, svolgevano questa attività così, con puro dilettantismo, tant'è che quando poi, dopo l'approdo in Serie A, la società si inorgoglì e ingaggiò la Giulia e la Natali, che vennero pagate, un po' di malumore ci fu. Ricordiamo nazionali ed elementi, ecco, di punta della pallavolo. La Giulia era capitano della nazionale, dici bene. Sì. E come hai detto tu, in fretta e furia, mi ricordo che l'assessore Cicetti dello sport, che era poi veniva dalla pallavolo della mia generazione, in 4-4-8 ci fece sta palestra per giocare. Diciamo chiaramente, oggi non sarebbe stato possibile far entrare tutta quella gente, perché c'erano in quella tribuna nord gente arrampicata ovunque. Non solo, ma anche le barriere, perché c'era una barriera giù in fondo. Consentimi di ricordare un episodio carino, no? Giocavamo con il Cogne Aosta e ricordo che a un certo punto la ragazza che era spalle alla tribuna nord alzò la palla per battere a tennis e poi se la fece cadere in maniera strana, di goffa, dice, ma che è successo? E questa comincia a protestare, l'avevano toccata da dietro, perché erano, ti ricordi? Che mi ricordo. Questa protesta, beccato il giallo, no? Ecco, questi episodi sono stati carini. I tempi eroici e anche pignoristici della pallavolo. Dicevamo di questa avventura in Serie A, che prosegue con te in panchina fino al 1976, piazzamenti anche di prestigio, l'arrivo di ulteriori giocatrici, e credo sia il caso di citare Vincenza Forestelli, di quegli anni è stata l'emblema della pallavolo italiana. Perfetto, quando la Giulia e la Natali l'anno dopo ci tradirono, perché lasciarono noi per andare a giocare a Scandicci, la preoccupazione nostra è adesso come facciamo. All'ultimo momento, anche con l'impegno e la collaborazione della Graziella Francolini, che era nostra direttrice sportiva, ci assicuriamo le prestazioni sportive di Forestelli, della nostra mitica Forestelli, un atleta che io ricordo. Un atleta. All'epoca vale la pena di ricordarlo, veramente. Si trattava di un atleta perché aveva capacità fisiche fuori dal comune. Vincenza aveva una potenza esplosiva incredibile, una leggerezza, e trascinò queste ragazze, erano tutte nostre, trascinò queste ragazze alla salvezza, perché temevamo di retrocedere. L'anno dopo un'ulteriore svolta, perché si pensò, appunto, con l'abbandono della Spinlink eccetera, che andò a giocare in Ancona, si pensò di irrobustire ulteriormente la squadra, e ingaggiarono la Pezzoni, la Savoldelli,
ritornarono da un collegiale alla nazionale molto accercate, con problemi alla questo carcere. Condizionò in qualche maniera la stagione che avrebbe potuto portare ad un risultato ancora più significativo. Tra l'altro, a proposito di risultati, Gigi abbandonò la sua avventura alla guida della Metauro Mobile 1976 al ritorno da un'esperienza alle Olimpiadi di Montreal per fare scelte che riguardavano la propria vita personale e la professione. Elia Saltarelli continuò ad essere protagonista in campo e arrivò anche un secondo posto nel campionato di Serie A. È vero, quell'anno siamo arrivate seconde e abbiamo fatto un campionato strepitoso, secondo me, perché avevamo poi questa Forestelli, chiaramente, che dico che da sola quasi vinceva, però marcava una sensibile differenza. Sì, sicuramente. E quindi siamo arrivate secondi, ripeto, abbiamo fatto questa esperienza della Coppa delle Coppe in Germania. E siamo arrivati lì, non dico un po' così spaesata, anche perché avevano Schwert una squadra fortissima, c'era un olandese mostruosa, io ricordo che tirò una schiacciata in faccia alla Savoldelli e lei corse nel frigorifero mettendo la testa dentro perché era rimasta frastornata, però un'esperienza ovviamente particolare, entusiasmante sicuramente, e quindi... Gigi, seconde. Si può dire che con quella avventura avete tracciato la strada lungo la quale poi si sono inserite altre esperienze, non solo a Fano, la Virtus con la conquista della Serie A maschile, ma anche poi Pesaro negli anni 2000 e in assoluto a livello regionale anche Ancona, che pure nella pallavolo femminile ha ottenuto negli anni successivi grandissimi risultati. Hai detto proprio bene, fu per noi un evento epocale perché... Tracciamo la strada per lo sviluppo incredibile, hai detto bene, la Virtus, sezione femminile, l'Adriatica, la Delfino, la Fulgor, fu un pullulare, uno sviluppo incredibile della disciplina, non solo, come hai detto tu, nella nostra città, nella nostra provincia, ma in tutte le Marche, perché tra l'altro noi facevamo riferimento all'epoca al Cus Parma, alla Nelson Reggio Emilia. Diciamo che l'Emilia era la regione guida. E l'asse lo spostammo, tra l'altro venivamo così da studi teorici, poi dopo andai a fare aggiornamenti a Coverciano, eccetera, eccetera, e quindi veramente aprimo la strada, prima squadra delle Marche ad approdare alla massima serie. Un effetto traino che si è in qualche modo riprodotto anche sull'attività di base. Da quel momento in poi chi faceva sport preferibilmente, soprattutto a livello femminile, faceva pallavolo. Hai detto proprio bene, hai detto bene. In tutto, anche nell'ambiente scolastico soprattutto. Ma era una partecipazione entusiastica. Diciamo chiaramente che aprimo la strada alla pratica sportiva diffusa per il settore femminile, perché qualche attività singola c'era in altre discipline, ma fu la pallavolo che qui a Fano esplose a livello femminile. Volevo, se mi consenti, riportare indietro l'orologio e ricordare un episodio che quando l'anno dopo della prestazione della Iulia e della Natali, queste due atlete ci lasciarono per andare a giocare a Firenze con lo Scandicci, l'anno dopo vennero a giocare a Fano e Mancini... L'accoglienza non fu... Ecco, esatto. Proprio... Esatto, lo ricorderai perché tu venivi. Non fu tra le più calde, però il nostro presidente, che era un gentleman, gli fece trovare due mazzi di fiori. Questi mazzi di fiori, dopo gli insulti, gli improperi che ebbero, non le ritirarono, le lasciarono nella panchina. Ora, era nostra consuetudine con gli amici che ci opprimevano proprio con la loro presenza continua, eccetera, con Gerardo, eccetera, fare un giro per Fano, nelle vie della città, per parlare di queste, per le valutazioni, eccetera. Ricordo che quella notte, era già mezzanotte e mezzo, l'una, passammo sotto le finestre del nostro presidente, ex UPIM, quella in via Marino Francini, e questi nostri amici cominciarono a urlare, a cantare, Mancini, fiorista, sei primo della lista. E poi mi ha detto che si svegliarono e la moglie chiese spiegazioni cos'era successo. Un altro aneddoto curioso di quegli anni. Ringraziamo Elia Saltarelli, palleggiatrice di quella Metauro Mobili, Gigi Marfori, allenatore della Metauro Mobili, che poi successivamente non è che abbia abbandonato il pallavolo, tutt'altro, è stato elemento di riferimento
per anche una diverse generazioni di tecnici e in tempi anche recenti gratificato dalla Federazione Italiana Pallavolo con un riconoscimento. Grazie anche a lui per essere stato nostro ospite, noi torniamo fra qualche istante. Grazie a te. Non è da tutti, se permettete, ospitare una campionessa del mondo e una campionessa d'Europa. Titoli che ha regalato all'Italia e anche alla sua Fano, città di cui è originaria, Daniela Romiti, che abbiamo in videocollegamento. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Daniela Romiti è campionessa del mondo e d'Europa della specialità stecca 5 birilli del biliardo e ci aiuterà naturalmente, oltre che nel ripercorrere le gesta di questi ultimi anni in particolare, a far capire al nostro pubblico di che cosa stiamo parlando, perché il biliardo, un tavolo da biliardo, tutti sanno cos'è, la stecca pure, però entriamo nel merito di quella che è la specialità di cui sei regina, vale a dire la stecca 5 birilli. Di che cosa si tratta? Praticamente ovviamente un biliardo dove ci sono tre biglie con i birilli al centro, 5 birilli, e praticamente bisogna fare i punti. Bisogna buttare giù i birilli quanto più possibile, sarebbe l'ideale, oppure fare i tiri di copertura e quindi mettere nella condizione all'avversario di tirare di sponda. E questo è un po' il quadro generale, insomma, mentre possiamo magari farci in qualche modo aiutare anche dalle immagini di una tua recentissima competizione, quella che ti ha regalato il titolo europeo per la seconda volta, eri già salita sul tetto d'Europa e nel frattempo ti sei tolta anche la soddisfazione di conquistare il titolo iridato. Un'ascesa che naturalmente prende le mosse da qualche tempo fa, quando ti sei avvicinata a questa disciplina. Quando è accaduto? Allora, esattamente una trentina di anni fa. Dove si giocava a biliardo nei bar, dove ogni bar aveva un biliardo, e lì piano piano mi sono avvicinata a questo gioco qua e da lì non l'ho lasciato più. Quando questa tua passione è diventata qualche cosa di più, un impegno non diciamo professionistico ma quasi? Quando ho capito che cominciava a essere una passione, che cominciavo ad avere voglia di giocare tutti i giorni e soprattutto quando cominciavo a vincere, dico allora qui bisogna andare avanti. E naturalmente i risultati aumentano la convinzione nelle proprie possibilità. A proposito di risultati, quali i primi che ti hanno conferito una dimensione di un certo livello? I primi titoli, campionato italiano che ne ho vinti 4-5, adesso non ricordo bene, e cominciando dal 2000, e, oddio, non vorrei che la memoria, 2011 penso, e poi da lì andando avanti con i titoli italiani e via dicendo. Dicevamo della tua specialità, naturalmente a biliardo si gioca anche in altri modi, come mai ti sei orientata proprio sulla stecca 5 birilli? Era la cosa che ti riusciva meglio? Perché allora in realtà mi piaceva anche il biliardo con le buche, diciamo così, però questo qui mi intrigava di più, perché lo vedevo un po' come il mio carattere fondamentalmente, perché sul biliardo ci metti l'attacco, la difesa, il poter aspettare, quando poi in realtà nella vita hai modo di aspettare qualche minuto in più, ma nel biliardo no. E questa cosa qui mi ha un po' portato a continuare a giocare, insomma. Quali sono le qualità che consentono di emergere in questa disciplina? Bisogna avere tanta concentrazione, tanta pazienza per imparare, disciplina, perché comunque bisogna allenarsi, e come dicevo, tanta pazienza, perché prima o poi i risultati arrivano. È una disciplina che ha una diffusione nel mondo, dicevamo parlando in questi giorni, piuttosto limitata. Quali sono
i paesi che meglio si esprimono al biliardo Stecca 5 Birilli? Dopo l'Italia, io penso, a mio modesto parere, che l'Argentina, l'Uruguay, come anche nell'ambito europeo c'è il Belgio, ci sono tante insomma nazioni che giocano, però forti come l'Italia non ce n'è. In effetti, però, nelle competizioni internazionali più di un'italiana riesce ad arrivare alle fasi finali. Come, scusi? Dicevo che nelle competizioni in cui hai primeggiato, in diverse occasioni ti sei dovuta confrontare in semifinale piuttosto che in finale con tue connazionali. Sì, sì, questo è vero, perché da quando hanno iniziato a fare l'europeo e poi il mondiale, in finale, insomma, in semifinale sempre contro un'italiana. Quindi eravamo praticamente 3 italiane su 4. Quindi si faceva, si capiva, si notava insomma la differenza un po' di forza, diciamo così. È normale che qualsiasi sportivo, quando si impegna così seriamente in una disciplina, aspiri ai risultati più importanti, ma quando in cuor tuo hai cominciato a pensare di poter primeggiare addirittura in ambito internazionale e arrivare ad essere campionessa del mondo? Quando ho cominciato... Perché comunque dopo aver vinto il titolo italiano hanno deciso per la prima volta nella storia del biliardo femminile di fare un europeo. Poi dopo hanno fatto anche il mondiale. E facendo queste due competizioni comunque abbiamo capito anche che l'Italia... a livello proprio di biliardo è sempre tra i primi 4. Quanto tempo richiede l'allenamento? Quante sedute nell'arco della settimana? Quante ore complessivamente? In realtà non ci sono un tot di ore alla settimana o giornaliere. L'importante è allenarsi almeno lavoro permettendo. Quelle 3 volte a settimana almeno, 3 ore al giorno. Sono sedute che svolgi individualmente oppure ti alleni con qualche tua collega? Quando vado in sala che gioco con chiunque, nel senso lì ci sono tesserati uomini, quindi mi confronto con loro di solito. Naturalmente il biliardo è solo una parte della tua vita, hai un lavoro, come riesci a conciliare con la professione questa tua passione e se nello svolgimento di questa attività c'è comunque un supporto da parte degli sponsor piuttosto che da parte della federazione? Allora, da parte della, allora gli sponsor in realtà ne ho avuto qualcuno, spero che arriveranno, lo spero. Poi non mi ricordo l'altra domanda. Dicevo, come riesci a conciliare con la professione questa tua passione e se anche la federazione di supporto? Allora, la federazione non è di supporto, nel senso che la federazione organizza i viaggi per andare a fare queste competizioni a livello internazionale, diciamo. Per quanto riguarda il lavoro, io finisco di lavorare alle 17.30, quindi quando riesco vado la sera dopo cena e lì riesco a giocare 2 ore, 3 al massimo. Ti sei trasferito ormai da qualche anno in Lombardia, dove svolgi la tua attività e naturalmente sviluppi anche questa tua passione. Cosa ti porti dietro comunque di Fano, dove hai iniziato? Fano è sempre con me. Fano... Io la porterò sempre nel cuore, con tutti i fanesi, con tutti quelli che mi conosco e che mi conoscono, che saluto. E quindi Fano per me è Fano. Senti dunque la vicinanza anche, credo, da parte di una tifoseria che in qualche modo ti accompagna in queste avventure? Sì, perché tra Fano, Ancona, dove ho lavorato 20 anni, ho parecchi amici
ed è bellissimo quando capita che faccio un risultato, magari arrivo in semifinale, che mi supportano, che mi stanno vicino e mi aiutano, mi danno tanta carica. Ritorniamo all'ultima competizione, quella che si è svolta a Calangianus in Sardegna. C'era in palio il titolo europeo, la sfida decisiva contro una danese, la Köfved. Quali le difficoltà che ha incontrato, ascoltando i commenti da parte degli esperti? Partita molto tesa in qualche maniera. Allora, in realtà, per assurdo, non so come, la sentivo tantissimo quella partita perché il gilet in quella partita pesava tanto, sentivo troppo il peso già di un europeo vinto. Quindi, la sentivo troppo, però alla fine l'ho spuntata. E tra l'altro ti sei concessa anche il bis, perché nella stessa circostanza ti sei aggiudicata il titolo europeo, chiamiamolo così, di doppio misto. È così? Sì, è stato anche quello per la prima volta in assoluto, una gara a coppie miste. E io guardando l'immagine ancora mi emoziono. E ho vinto con Michelangelo Agnello, che è un professionista a livelli altissimi, che poi lui è stato anche campione europeo quest'anno, sempre lì a Calangianus. Ed è stato bello perché comunque abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, cioè parlando per me. Il biliardo è stato raccontato parecchi anni fa per la prima volta al cinema da Francesco Nuti. Si respira ancora quell'atmosfera un po' particolare nelle sale? No, quello che magari la gente può pensare, che magari pensa al biliardo e pensa a quelle sale piene di fumo, con le sigarette, eccetera, eccetera. Invece adesso Quelle sono escluse dalla entrando normativa, che nel frattempo è stata in una adottata. sala biliardo è un posto pulitissimo dove assolutamente non si può fumare, dove c'è assoluto silenzio per rispetto dei giocatori. Poi ogni tanto capita che si parla o qualche parola esce, però è un ambiente molto silenzioso, insomma. Esatto. Anche per favorire naturalmente la concentrazione da parte di chi è impegnato in gara. Quali i prossimi appuntamenti di qui al 2024? Allora, il prossimo appuntamento è il campionato italiano. E ancora le date non le so, e poi vediamo dopo il campionato italiano cosa viene fuori. L'obiettivo è naturalmente confermarsi, ma si sa da sempre nello sport. È difficile vincere, ma continuare a vincere è ancora più complicato. È anche il tuo caso? Esatto, perché ogni volta mi rendo conto che pesa sempre di più. Perché comunque vuoi o non vuoi hai un po' i riflettori puntati addosso perché magari la gente, ah, ma perché quella che ha vinto, ah, perché. Quindi pesa un po', però cerco di non pensarci e vado Grazie a Daniela Romiti, campionessa del avanti. mondo Grazie a voi. d'Europa di biliardo stecca 5 birilli. Grazie a tutti voi per averci seguito ancora una volta. Vi aspettiamo la settimana prossima, ma saremo in onda mercoledì 13 febbraio.